Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale, come state oggi? Tutto bene? Oggi in questo video vi mostro questo trucco adattissimo per andare a fare la spesa, per andare a portare a spasso il cane, per andare a fare le fotocopie, un trucco che si adatta a tantissime occasioni della vostra giornata. Sì, sto scherzando. Vi mostro questo trucco realizzato utilizzando la Spectral Palette di Lichtenberg Cosmetics. Mi sono svegliata stamattina con questa combinazione colori in testa e ho voluto proporvela qui sul canale. Io ho soltanto swatchato i colori sulla mano per vedere se un attimino si armonizzavano tra di loro. Il resto è nato qui in camera con voi. Io non l'ho mai fatto su di me, non l'ho mai portato, quindi questo è in esclusiva solo per voi. Spero che il trucco vi piaccia, spero che il tutorial vi piaccia. Come sempre, non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina delle notifiche, così vi arriva un messaggio ogni volta che carico un video su questo canale. Vi mando un bacio e veloce tutorial. Ciao! Ok, come vedete parto ovviamente come sempre a base fatta e a sopracciglia già disegnate, quindi possiamo partire direttamente a fare il nostro trucco occhi. Vado a prendere questa qui che è la Spectral Palette di Lichtenberg Cosmetics e come primo colore prendo questo azzurro qui che è Phantom. Vado a prendere Phantom con un pennellino piatto e vado a tamponarlo su tutta la palpebra e vado come sempre a costruire in maniera graduale il mio colore. Con un pennello da sfumatura vado a sfumare innanzitutto i miei bordi. Vado ora a prendere questo colore qui in basso che è Occult e con un pennellino pennello vado a stendere all'angolo esterno e all'angolo interno per dare intensità appunto a queste due zone. E ora vado a sfumare. Vado a prendere questo colore qui in basso che è Unknown e utilizzo Unknown per andare a sfumare questa zona qui in alto e renderla un pochettino più uniforme, un pochettino più pastello. Lungo la rima inferiore vado adesso ad applicare questo colore qui che è Eerie e lo vado a tamponare per renderlo bello pieno e bello saturo. Sulla parte centrale, qui dove ho steso Phantom prima, vado a prendere questo colore qui che è Abstract e lo vado a prendere con il dito, quindi saturo bene il mio polpastrello e vado a picchiettarlo sulla parte centrale della mia palpebra. E lo porto anche un pochettino più verso l'alto. Nell'angolo interno voglio un pochettino illuminare questa zona che adesso è diventata un po' più scura e vado a stendere un pochettino di questo qui che è Illusion. Nella rima interna voglio stendere una matita nera e vado a stendere questa qui che è la Contour Pencil di Kryolan e la vado a stendere lungo la rima interna superiore e la rima interna inferiore. Ora per eyeliner e mascara vado off camera e ci vediamo dopo. Ok, gli occhi sono praticamente finiti, però mentre andavo a mettere il mascara mi è venuta una mezza idea di aggiungere un piccolissimo particolare a questo trucco. Vado a prendere questo qui che è l'Ever Liquid Lipstick numero 87 di We Makeup e con un pennello da eyeliner utilizzo questo qui che è l'E01 di Wycon. Vado a fare
due piccole modifiche al trucco. Vado ad aggiungere una piccola linea qui nell'angolo interno e una, se ci sta bene, anche qui lungo la piega interna della mia palpebra. Ora, prima di tutto vado a disegnare la parte interna e seguo la linea che ho creato con l'illuminante. Non è malvagio. E ora vado qui in questa zona. Non è affatto male, mi piace parecchio. Ora, illuminante, vado a prendere la Ultra Cool Glow di Makeup Revolution e utilizzo questo illuminante verde qua sotto. Vado a stenderlo però con il dito e vado sulle zone dove sono già luminosa. Vado soltanto a riprendere un pochettino del mio illuminante e utilizzo il verde per riprendere un pochettino l'eyeliner che abbiamo appena creato. Sotto l'arcata invece vado a stendere un qualunque ombretto panna o comunque chiaro che ho a disposizione. In questo caso sto prendendo quello dalla Brow Spectrum di Zoeva. Andiamo a fare le labbra, le tengo molto naturali perché sugli occhi abbiamo già tanto dato con l'importanza e con l'intensità. Vado a stendere prima di tutto la matita, questa è la Essence Lip Liner nella colorazione 11 in the Nude. E come rossetto vado ad utilizzare questo qui che è il Lip Chubby Matte di Debbie nella colorazione 17 Ancient Rose e lo vado a prendere con la punta delle dita e lo vado semplicemente a tamponare sulle labbra. E questo, ragazzi, è il trucco finito. Come vedete è un trucco adattissimo per andare a fare la spesa, per andare a portare a spasso il cane. Veramente si adatta a tutte le occasioni della giornata. Comunque a me piace davvero tantissimo, è un abbinamento insolito, lo so, però è davvero molto molto fenomenale. Vi ho fatto rivedere anche la Spectral Palette di Linda Hallberg che avevo mostrato nel video Prime Impressioni, che vi lascio linkato qui in alto, e io sto adorando questo trucco. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, se vi sta piacendo. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, spero che questo video e che il trucco vi siano piaciuti. Come sempre, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di cliccare la campanellina per attivare le notifiche, così vi arriva un messaggio ogni volta che carico un video sul canale. Qui sotto trovate ovviamente i link per andare a seguirmi sui social e la lista con tutti i prodotti utilizzati per realizzare questo trucco. Vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!